Siamo in onda, sì, siamo in onda. Questa è la sigla, questa è la trasmissione, il nostro appuntamento solito. Oggi la dedichiamo alla politica, vero Filippo? Sì. Alla politica, perché bisogna anche parlare di politica, o no? O è talmente un terreno così... Ne parlano tutti, ha torto, ha ragione. O è un terreno così minato che non si può... Ma non lo so, tu che dici? No, lo lasciamo agli inquinatori dei pozzi di professione, diciamo. Cioè, oggi torna in televisione dopo 2 anni Nicola Adamo. Sì. Buonasera, grazie per avermi invitato. 2 anni non di forzato silenzio, ma una scelta volontaria, cioè ritrarsi e soprattutto diciamo, osservare e riflettere sul mondo. Quindi abbiamo in studio il Belzebù. La politica. No, Belzebù è un po' diavoletto, diciamo, cioè, una persona che in qualche modo non rinuncia alla sua passione verso la politica. Responsabile di tutte le sciagure di questa anche regione. Delle guerre puniche, diceva Andreotti. Cioè, Andreotti però al di là di, il fatto di che tutto, su di lui no. Però al di là di tutto la responsabilità politica c'è in questi ma anni. Quindi, no. Ma quindi tu ti senti come Andreotti, no? No, nel senso che ho fatto una citazione per evidenziare il paradosso, diciamo. Anzi, come dire, più che sentirsi, avere l'ambizione di aspirare ad essere... Però responsabilità politiche per questi anni, sì, insomma. Più che responsabilità, protagonismo politico. Se la Calabria è in queste condizioni, voglio dire, è figlia anche di scelte sbagliate, di politiche sbagliate, di... o no, di uomini che non hanno pensato alla collettività. Intanto cominciamo a sfatare un dato, cioè posso sembrare anche controcorrente, è indubbia che la condizione della Calabria è quella di una regione che è arretrata, e il gap è rimasto tra la Calabria e le altre regioni, però la Calabria in questi anni è anch'essa cresciuta. Ma io non me ne sono accorto onestamente. È perché c'è un'università che 30 anni fa non c'era, c'è un sistema infrastrutturale che per quanto carente oggi è sicuramente più avanzato, non è andato avanti in Calabria un modello di sviluppo che ha caratterizzato le aree forti, perché sul nascere è fallito un patto su cui era fondato lo sviluppo italiano, cioè al nord. La grande industria, il mezzogiorno era bacino sostanzialmente di consumo. Il tema che dobbiamo affrontare è proprio questo, ribaltare questo tipo di impostazione, e oggi c'è più consapevolezza in Calabria, c'è meno subalternità, meno dipendenza. Del resto persino il confronto politico e istituzionale verte ormai su questi temi. Io penso che la Calabria oggi è più matura, è più autonoma rispetto a ieri, e questo è un dato di forza, non è un dato di debolezza. Senti, Nico, restringiamo, perché gli ultimi 30 anni è una cosa, l'ultima volta che sei venuto, te lo ricordate, era a Ten 2 anni fa, in campagna elettorale. 2 anni dopo, e quindi ovviamente il legame è con l'attività di Oliverio e delle sue giunte. Tu ti senti di dire che è stato fatto un passo in avanti, e che cosa è stato fatto un passo in avanti, oppure quale difficoltà che tu 2 anni fa non avevi, come dire, identificato, si sono palesate? Ma io penso che sia Mario che tutti quanti noi, 2 anni fa, quando già si chiedeva il voto per governare, si aveva consapevolezza che governare la Calabria fosse non facile. Era un compito arduo ma non impossibile. Debbo dire, alla luce di questa prima fase, di questa esperienza, che in questi 2 anni invece secondo me Oliverio ha prodotto più di quanto si riuscisse a pensare. Tu ricordi, Filippo, anche Attilio, insomma, si rivendicava negli anni scorsi come atto rivoluzionario. Che significa ha prodotto più di quanto si potesse aspettare? Lo spiego perché subito. I numeri sono deficitari, c'è una disoccupazione che cresce sempre di più, c'è uno stato di impoverimento della regione che è pauroso, c'è uno stato di immobilismo. E i numeri purtroppo smentiscono anche quello che stai dicendo, Attilio, perché permane il dato della disoccupazione, è indubbio, parliamo di una disoccupazione
che ormai si è consolidata come dato strutturale, perché abbiamo da oltre 40 anni il doppio del tasso di disoccupazione della media nazionale. Però è la prima volta che tutti gli indicatori economici hanno davanti il segno più. È vero che rimane alta la disoccupazione, ma cresce per la prima volta del 3% l'occupazione in Calabria. Il prodotto interno lordo cresce e cresce per la prima volta dopo oltre un decennio. Vanno bene le cose? No. Se abbiamo 200.000 disoccupati, molti dei quali hanno superato la soglia dei quarantenni, ai quali non si riesce a far intravedere una prospettiva e un futuro per quanto riguarda il loro ingresso nel mondo del lavoro, è chiaro che questo rimane un'immane tragedia sociale. Colpi di bacchetta magica nessuno ne poteva avere. 110.000 famiglie mangiano grazie al banco alimentare, che è un dato pesantissimo. Ma il dato che investe la Calabria non è dissimile da quello che c'è in Italia, perché in Italia e in Europa, grazie agli effetti della globalizzazione e ai processi economici che sono andati avanti, che cosa è avvenuto a Tivoli? Si è ristretta la fascia, diciamo, del ceto medio, per cui si allarga la base della povertà e si restringe la base, diciamo, Le altre regioni non hanno usufruito di tutti questi milioni di euro della comunità europea. Io mi chiedo, in tutti questi anni, dove sono finiti questi soldi? Perché, voglio dire, se fossero stati utilizzati in maniera, con un obiettivo, con un'idea, con un progetto, avremmo a questo punto potremmo parlare di una regione che, aveva cominciato ad uscire dalla situazione di difficoltà. Allora, invece non è così. Sicuramente c'è un dato strutturale, perché i soldi sono stati spesi poco bene, però anche questo dato non è soltanto della Calabria. Tranne la regione Basilicata e l'Abruzzo, che sono due piccole regioni, addirittura la Basilicata è una regione più piccola della provincia di Cosenza, tutte le regioni che da oltre un quindicennio stanno nell'area depressa, cioè area obiettivo 1, permangono tuttora nell'area depressa. La sfida che sta facendo Oliverio, cosa ha cambiato la regione, è proprio questa. La novità che ha introdotto Mario Oliverio è che in poco tempo, in due anni, ha creato i presupposti per investimenti strategici e strutturali che cambieranno una vita in italiano, traduco in italiano. Questa volta non ce la farà solo la Basilicata, questa volta ce la farà anche la Calabria. I primi due anni sono stati due anni di cercare di portare la macchina sulla strada, così dice Oliverio. Non dando la macchina, l'ha completamente cambiata. Dopodiché, ha cambiato macchina, motore, tutto è cambiato. Cioè, la regione che c'è nel 2014, Filippo, non c'è più quella. Perfetto. Ma io non me ne sono accorto, però. Ecco, andandoci alla cittadella. Non me ne sono accorto. La cittadella è una cosa che ormai era già itinere da prima. Quella è il frutto dallo Iero, Scopelliti, insomma, quello è il frutto di un passaggio non indolore, di una... Oliverio ha vinto una resistenza forte, cioè la cittadella poteva essere pure costruita, io sono stato quello che l'ha costruita insieme a Oliverio la cittadella, ha messo la prima pietra, no? Però poteva essere mai abitata. Oliverio poteva restare là, tu dici? Sì, poteva stare là e come tante opere finire alla malora, cioè con le tapparelle, se ci sono le tapparelle mi pare che non ci siano le tapparelle, no. Con gli invissi, i sanitari che se li rubavano, cioè insomma no. Le opere che vengono costruite e poi lasciate ad essere danneggiate. Oliverio si è preso la sua borsetta, le sue carte e se n'è andato da solo, si è insediata alla cittadella proprio per consentire che il trasferimento degli uffici, quindi l'unificazione degli uffici, avvenisse, perché altrimenti la resistenza è per mantenere una situazione di fitti passivi milionaria. Diciamo, erano forti, cioè, 22 uffici erano sparsi per la città di Catanzaro, mi pare si pagassero 6 milioni all'anno di fitti, cioè non era una cosa. I successivi tre anni. E poi soprattutto è stata smobilitata la dirigenza. Sì. No, aspetta, no? Filippo, rimaniamo sulla cittadella, no, la dirigenza. No, rimaniamo un po' su questi primi due anni di governo. Adamo dice che le cose stanno cambiando. Allora, scusa, indicami per cortesia tre punti che secondo te inducono a una piccola speranza, all'ottimismo, perché io onestamente faccio fatica. Intanto è stata cambiata il senso, è stata recuperata la missione della regione. Oliverio ha destrutturato,
la vecchia regione l'ha mandato in soffitto, dalla regione che gestiva è passata alla regione che programma e controlla. Primo punto. Secondo punto, si è recuperata la efficienza e la capacità di essere, diciamo, anche operativa della regione dal momento che, quando Oliverio si è insediato nel dicembre del 2014, mentre doveva essere, tornando ai fondi europei, mentre doveva essere rendicontato all'Europa già il primo anno di spesa, quel programma non era stato proprio inviato a Bruxelles. Oliverio ha inviato il programma a Bruxelles, se l'è fatto approvare in tempi impensabili ed è già cominciato la spesa. I bandi, soprattutto in un settore trainante della nostra economia regionale, come l'agricoltura, ormai sono noti a tutti che sono stati fatti per milioni e milioni e milioni di investimenti. Terzo punto, è stato recuperato un rapporto con Roma. Non più la regione canaglia, ma Oliverio si siede al tavolo con Renzi e decide l'orientamento dei flussi finanziari che non riguardano solo la Calabria. Rappresenta, è uno dei tre presidenti di regione che rappresenta tutte le regioni italiane nella cabina di regia, dove a Roma, a Palazzo Chigi, si decidono i soldi per gli investimenti, e a quel tavolo ha potuto raccogliere i frutti di programmi di investimenti che sono pari ormai ad una finanziaria dello Stato. Oliverio ha avuto la capacità in questi due anni di orientare la spesa di ben 11 miliardi, quasi circa 11 miliardi di investimenti per infrastruttura e sviluppo. Allora, adesso diamogli il tempo, ragazzi, cioè l'ospedale di Sibari e l'ospedale di Vibo Valenza di Gioia Tauro, non parliamo di sanità, è dal 2005 che attendono di essere costruiti, però tocchiamo tutta la sanità, e dopo domani finalmente Oliverio lo fa partire. Ho capito, cioè, ma hai letto i dati degli ammalati di tumore di Reggio Calabria. La Calabria ha il record di cittadini ammalati di tumore che lasciano la regione per curarsi. E l'ha chiamato Oliverio, no, la carichiamo perché in campagna elettorale avete puntato sulla sanità, perché la sanità, ma allo Stato non mi pare, Filippo. Vabbè, ma ora Renzi, aspetta. Ora Renzi ha già detto che toglie il commissariamento in Campania. Ragazzi, secondo me lo toglierà pure in Calabria. Aspetta. Poi vedrete. No, ma non mi interessa questa discussione. No, perché vedremo. È importante. Io guardo un dato, guardo. Il 2005 si istituisce per legge regionale, era la prima legge regionale finanziaria di cui era assessore il bilancio, la cardiochirurgia a Reggio Calabria, e guarda caso per oltre 10 anni la cardiochirurgia non si istituisce. Anche se era stata bella e costruita, la sala operatoria pronta, eccetera, eccetera, e non si attiva. Arriva Oliverio e prende il solenne impegno che prende con i cittadini di Reggio, qual è? Insieme a quello di portare l'acqua finalmente salobra, di buona qualità, e non l'acqua, diciamo, salata, che continua non a bere nel centro di Reggio Calabria, a Reggio Calabria, e fa partire l'investimento del Menda. L'altro investimento è quello su cardiochirurgia, e lo fa. A Cosenza, dove oggi c'è l'intervento addirittura della magistratura per evidenziare i limiti della insicurezza delle sale operatorie, tu ricorderai, Attilio, che da oltre un decennio ci siamo battuti per installare una PET. Non è stato possibile. Oliverio in un anno l'ha finanziata e l'ha realizzata. Non è stata la sua una di quelle tante inaugurazioni che a cui ci eravamo abituati, di tagliare nastri 2 o 3 volte per la stessa opera e poi rimanevano chiusi. La PET è già funzionante qui a Cosenza, e a Cosenza al tempo stesso diventa concreto anche il fatto del nuovo ospedale, cioè sta seguendo una duplice linea sulla sanità. Stiamo cercando, nel senso del movimento collettivo politico, di un'azione politica che io sostengo. Stiamo perché hai voce in capitolo, si sta cercando di qualificare l'esistente, perché in attesa del nuovo ospedale l'annunziata non può morire, migliorare l'esistente, e al tempo stesso rendere praticabile l'obiettivo e quindi farne una realtà del nuovo ospedale. Lo studio di fattibilità che ci dice come e dove bisogna fare l'ospedale è stato finanziato ed è in via di esecuzione. Sono fatti solo degli accenni perché mi avete portato voi su questo terreno, ma anche per quanto riguarda l'occupazione, ragazzi, ma la condizione dei lavoratori socialmente utili. Questi erano lavoratori sfruttati, in nero, precari, cioè hanno conosciuto 2 momenti della vicenda politica istituzionale che a loro può dare orgoglio. Quando ci siamo insediati noi con il centro-sinistra insieme a Oliverio, che gli abbiamo raddoppiato le ore
gli abbiamo dato una dignità di una condizione lavorativa e gli abbiamo riconosciuto alcuni oneri riflessi, no? E al tempo stesso con Oliverio e adesso con il governo Renzi, che finalmente non sono più precari i lavoratori in nero, ma possono ambire al terzo anno di contratto a tempo determinato per poi avere una stabilizzazione. Parliamo di lavoratori che non sono parassiti, perché anche questa cosa bisogna sminare. Sono lavoratori sulle cui attività ormai si poggiano praticamente le amministrazioni comunali in grande parte. I comuni senza la grande parte di questi lavoratori potrebbero essere anche chiusi. Filippo, la prospettiva però è chiara. Io mi soffermo sulla prospettiva. I successivi 3 anni in cui bisognerà spendere questa montagna di soldi, parliamoci, che sono state ottenute attraverso le cose che tu hai detto prima e che non ci ritorno. Su cosa devono puntare? Perché il punto vero, al di là di ogni cosa, è quello che pone Attilio, cioè a dire una grande sofferenza sulla questione del lavoro e della disoccupazione, soprattutto giovanile, e una grande questione che riguarda il sociale, la dico così io. No, innanzitutto, adesso, come dire, non c'è stato per Oliverio un primo tempo e un secondo tempo. Per me, io leggo così la vicenda calabrese di questi giorni, c'è stato un tempo unico, Oliverio che cosa ha fatto? Non è ancora iniziata la partita. No, è iniziata come una partita e le resistenze sono forti, cioè non c'è opposizione politica ad Oliverio, parliamoci chiaro, c'è un altro tipo di opposizione, c'è la resistenza di alcuni interessi, gli interessi di alcune lobby consolidate nel tempo che nel vecchio regionalismo, e io conosco bene la regione. E perché non le denuncia? Come non denuncia? Perché non fa nome e cognome? Ma lo scontro sulla sanità, scusami. Lo scontro sulla sanità, di che parliamo? Oppure, cioè, avere il coraggio di approvare una legge urbanistica come quella che ha approvato, di che parliamo? Certo, si può dire, ha esagerato, si lavora ad imbalsamare lo sviluppo, imbalsamare il territorio calabrese. Ragazzi, noi abbiamo un obiettivo, Oliverio ha dato un obiettivo, ha dato consumo suolo zero, dobbiamo puntare sulla riqualificazione, ma basta costruire nuove case che oltretutto sono pletoriche rispetto ad una domanda eccedente e riqualifichiamo. Anche la vicenda della manutenzione del territorio, ma vi siete dimenticati, ragazzi, lo Stato aveva destinato 7 anni fa ormai 220 milioni di euro per fronteggiare frane e rischio idrogeologico, e dopo 5 anni di quei 220 milioni erano stati spesi soltanto 7 milioni solo in consulenze e in perizie, diciamo con una convenzione a niente. E nell'arco di 2 anni sono stati non solo spesi e attivati questi soldi per opere realmente fatte, ma al tempo stesso c'è oggi una programmazione che sulla base della classificazione del rischio e della priorità e non di una scelta di opzioni clientelari, ha la mappa della situazione del dissesto calabrese e finalmente si comincia a fare gli investimenti anche attraverso l'impegno di Roma e della Protezione Civile Nazionale in maniera consistente e seria, sia per quanto riguarda la parte collinare e montana, sia per quanto riguarda anche l'aspetto dell'erosione costiera, non più interventi tamponi. Hai descritto Oliverio come salvatore della patria, segno che tutti gli altri governi governatori che si sono succeduti non hanno fatto nulla. No, che hanno fatto nulla, non hanno fatto nulla per inserire la nuova regione. Scusa, ma anche tu hai fatto parte di questi governi. La mia esperienza purtroppo è fallita, dobbiamo prenderne atto. L'ho sempre dichiarato, io mi sento uno sconvitto di quell'esperienza. Rispetto a quello che avevamo detto nel 2005, quando le elezioni, non siamo stati all'altezza di potercela fare. E non perché la domanda era, diciamo, quello che le aspettative erano forti, perché noi dovevamo fare molto di più. Da allora ad oggi 10 anni hanno ancora portato più in basso la situazione. Ora, quindi, grande merito sarà di Oliverio, ci mancherebbe altro. Proprio questa condizione di decadimento che registriamo nell'ultimo ventennio, diciamo, nel senso che abbiamo toccato il fondo e non si può andare più giù. Io penso che consentirà, per lo sforzo che sta producendo Oliverio, alla fine di questa legislatura ai calabresi di dare merito e riconoscimento ad Oliverio, che sarà il salvatore della patria. Ma quindi non potete di buona fede. Dai, da così lo scusami, dice, dai. Scommetteremo su questo. Ma gli esordi non mi pare che vadano in questa direzione. Guarda,
c'è una certa pubblicistica, non è abituata ad avere un presidente come Oliveri. Oliveri è un presidente anomalo, intanto perché è una persona normale, è tanto normale che viene criticato per non avere tutte quelle bardature che di solito un presidente si porta dietro, perché al presidente viene criticato il fatto che si ferma non già una struttura per la, si ferma a parlare, si ferma a parlare, che non risponde al telefono, è un fatto normale, cioè no, sì. Non si è attrezzato per dire c'è il signore che gli sta vicino, l'omino che cioè come era prima e oggi è rimasta una persona normale e soprattutto è una persona non condizionabile, cioè che va a quello a fare la voce grossa, l'uomo forte perché è una potenza economica, perché fa la minaccia mafiosa, cose, cioè, anzi lui si indestardisce ancora di più per andare avanti in una certa direzione. Ma quindi secondo te c'è un problema anche col sistema informativo regionale che dipinge nel suo, se non nel suo complesso, quasi un'altra storia? Ma il problema non è del rapporto tra il sistema informativo regionale e Oliveri. Il problema è della qualità dell'informazione, mi permetto di dirlo, perché è vero che la critica si fa anche alla politica, ai limiti, ai difetti di un'espressione, di una rappresentanza istituzionale, ma dobbiamo dirci la verità. Cioè, insomma, io penso che i calabresi sono sempre meno appassionati lettori di un'informazione seria. Vabbè, e sono sempre più suggestionati e sollecitati ad un'informazione pluriginosa. Vabbè, ma comunque non sono interessato a questo, sono interessato invece ai problemi dei cittadini. No, fermati un attimo, sono interessato io. Questo è un punto. Ti devi fermare, perché sono interessato io. Questo è un punto. Tu la chiami informazione o non la chiamo manco informazione? Bravo, perché è soltanto, come dire, una cosa. Se no cacciamo ad Attila e la facciamo io e te, perché capito? No, ma questa è una componente fondamentale di un processo di decadimento più generale che c'è in atto, che è un processo di decadimento che in qualche modo evidenzia un limite democratico, perché lasciatemelo dire, io non posso andare in un bar, in un ristorante, stare a cena con gli amici e a un certo punto ascoltare la battuta dell'amico che sghignazza o commenta di quando legge su un giornalaccio online della città, cioè, ma può un contesto, una città di grande tradizione, un contesto può essere, diciamo, messa alla berlina, può essere tenuto sotto scacco da un delinquente comune. Una regione. Perché l'editore di questo è un delinquente comune. Vabbè, ma non è questo il problema. Questa non è informazione, qui c'è un limite serio che riguarda la tutela della democrazia. Vabbè, ognuno è libero di scrivere quello che vuole. Nei limiti di scrivere quello che vuole, ognuno può dire quello che vuole, nei limiti in cui è consentito da altre cose. Non è assolutamente vero quello che dice te. Non è assolutamente vero. Non è vero che ognuno può scrivere e dire quello che vuole. Non è assolutamente vero. Qua c'è un problema che tu ricolleghi, della qualità dell'informazione. L'informazione qualificata si parte dai fatti. Ma io credo si parte dai fatti. Su cui bisognerebbe discutere. Il fatto che si verifica nella sua competenza. E poi il commento, diciamo, anche il commento ci sta. Ma sta alla gente, poi alla gente saper discernere, capire esattamente quello che c'è, come si la gente sa distinguere, sa leggere. Su questo non sono assolutamente certo che sia vero, che comunque il problema della qualità dell'informazione che ha sollevato ora Nicola Adamo è assolutamente presente. Comunque io ho posto un problema della qualità dell'informazione, ma al tempo stesso anche sulla questione Oliverio, voglio dire Attilio. Che cioè, non riguarda la questione Oliverio. Il tema qual è? Che si dice di solito, diciamo, quando si governa un'istituzione, un comune, una provincia, una regione, anche il governo nazionale? C'è un problema di comunicazione, o in questo caso la regione sa comunicare poco. Non facciamo sapere all'esterno bene le cose che si fanno di positivo. Io penso che nella fase che stiamo vivendo adesso, per come la gente è stata nel tempo disillusa e anche poi portata ad essere sfiduciata, non c'è più un problema di comunicazione. Nel senso che ormai la gente è stanca, non crede più nemmeno a quello che gli dici. Cioè la gente crede solo a ciò che vede o tocca con mano. La vera comunicazione quali sono? Sono i fatti reali che un'amministrazione produce. In questo caso parlo dell'amministrazione regionale guidata da Mario Oliverio. Che cosa voglio dire? Se tu dici che modernizzi il trasporto pubblico locale o velocizzi
le comunicazioni con Roma, la gente non ti crede. Però se il 12 dicembre, 17 dicembre, quando sarà, il cittadino cosentino va a Paola, si mette sul treno, che da Paola a Roma lo porta in 3 ore, quello è un fatto e quello valorizza e ci crede. Io penso che la fase che avremo davanti darà modo a tutti i calabresi, di tutti i territori, di tutte le province calabresi e soprattutto è anche da noi, qui nella provincia di Cosenza, di verificare i fatti che saranno prodotti dall'amministrazione che oggi e in questi 2 anni ha impostato. Mando la pubblicità, tra poco. Bene, torniamo in diretta. Ho capito, stai avendo un atteggiamento che non mi piace. No, perché un atteggiamento? Che non mi piace proprio. Ma non è vero. Ma perché il problema della Calabria riguarda la politica? Ma perché non parliamo un poco degli imprenditori, non parliamo dell'informazione, lo faremo, non parliamo dei giornalisti? Tu sei membro del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Ma io sono per la libertà di svegliati. Sono per la libertà di espressione, ognuno dice quello che vuole, ognuno può dire e può scrivere quello che vuole, tanto poi alla fine, cioè, bisogna poi verificare la realtà delle cose, i fatti, la concretezza, la gente credo che queste cose sia molto attenta. Non lo so. Vabbè, ma questo è un dibattito che te andiamo portiamo avanti da diverso tempo, ma lo vedremo. Prima o poi questo, va affrontato. Non ci sono dubbi su questo che va prima affrontato. Prima o poi va affrontato. Guardate, c'è una specificità sicuramente, ma c'è un problema anche più generale, cioè noi veniamo fuori, e mi auguro che arriverà il momento che si corregga, da un periodo storico, politico, sociale e culturale che ormai, come dire, ci porta a valutare non ciò che effettivamente si è, non l'essere, ma l'apparire. Cioè conta più la realtà virtuale, quello che appare, che quella che è la verità quella che è la verità dei fatti. Ma non so, ecco, qua, noi dovremmo non so, no, qua, è più generale, cioè, forse sono le distorsioni della società della conoscenza globalizzata a cui bisogna porre mani. È un tema grande quando una casa, cioè la telecrazia, insomma, richiede nuove regole, non c'è dubbio, perché è chiaro che non si può fermare Google, non si può fermare Facebook, non si può fermare l'etere, che ormai no, però c'è un problema di responsabilità e quindi non è vero che ognuno può fare quello che si sente di fare. Io dico una regolamentazione, perché una comunità possa coesistere. Però io non sono nessuno, a impedire a un altro di esprimere un'opinione. Siamo rovinati, fa parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, vi rendete conto? Ma io, cioè, ma io l'Ordine dei Giornalisti quando interviene? Dei Giornalisti? Ma io difendo la libertà di espressione. Se esiste ancora. Come? La difenderò sempre. Allora andiamo su Cosenza, non abbiamo chiuso con Oliveria, e non abbiamo chiuso ancora con Oliveria. E allora invitavamo ad Oliveria ed era finito. No, perché poi fai le domande, Oliverio bisogna poi, deve fare domande un po' più vado a scuola adesso. Vai a scuola e basta. È giusto che se ne parli, Filippo di Oliverio, perché c'è un altro dato che io voglio dire, ne parlavamo prima dell'inizio della trasmissione. Io, sai come interpreto anche una certa critica che c'è verso Oliverio, come un disperato bisogno della ricerca di un riferimento. C'è una vasta area della Calabria che secondo me pone un problema, avanza una domanda di punti di riferimento e nella crisi generale del sistema democratico calabrese, parliamo di noi adesso per nominare l'Italia, insomma, sono in crisi gli agenti intermedi, i corpi sociali intermedi, insomma, c'è una crisi del sistema politico evidente, i partiti pure. E non c'è dubbio che la gente non ha a chi rivolgersi, e Oliverio è un riferimento, che ovviamente non può essere all'altezza, solo se doveva essere santo, appunto, fare miracoli, diciamo, no, non può essere all'altezza di soddisfare una domanda così imponente
dalla sera alla mattina. Vabbè, scusa, ma via via che le cose vanno avanti. Però scusami, è una questione anche di aspettative che tu, candidato, hai creato in Calabria, perché durante la campagna elettorale lui ha tenuto una campagna elettorale al profilo basso. Il suo slogan è al contrario di quello nostro, quando ci candidammo noi dicevamo rivoltare la Calabria come un calzino. Mamma mia. Oliveri ha detto un'altra cosa. È stato un disastro. Cerchiamo di fare della Calabria una regione normale. Sì, ma che significa? Dimostriamo ma che anche in Calabria si può fare. Ma che significa una regione normale? Che cosa significa? Con questi garantire i diritti primari, ma sono garantiti in Calabria con questi numeri. E a questo dobbiamo arrivare. E l'azione intrapresa dalla Giunta regionale tende ad andare in questa direzione. Ti ricordo che ci sono 28.000 lavoratori in mobilità in deroga. Ma 28.000 lavoratori in mobilità in deroga, aspettano risposte. Lo sanno bene. Che cos'è per spiegare soprattutto a chi non è stato, perché chi è stato o è lavoratore in mobilità in deroga lo vive sulla propria pelle, per spiegare a tutti la moltitudine dei calabresi. Chi sono? È gente che ha avuto un lavoro, ha perso un lavoro. Sono molti davvero quelli che ci ha conosciuto, contrariamente ad altri presunti cialtroni che vanno in giro. Ha conosciuto, me lo auguro, ha conosciuto, diciamo, per una fase della sua vita il lavoro, poi è stato oggetto di ammortizzatori sociali, cassa integrazione, oppure questo istituto della mobilità in deroga, cioè sarebbe uno strumento che garantisce la transizione da un lavoro ad un altro con lo Stato che non ti lascia da solo e per un periodo ti accompagna. Questo periodo in genere dura un triennio. Ecco, poi ci sono state le proroghe, tutte per decisione dello Stato. La Regione non c'entra nulla su questa storia. Anzi, se vogliamo dire quello che è stato il merito di Oliverio, che appena si è insediato a dicembre, lo ricordiamo tutti, che avvenne a dicembre del 2014, questi lavoratori di mobilità in deroga non avevano pagato i loro compensi da parte dell'INPS da oltre un anno forse. Oliveri ha costretto, e dobbiamo dire come calabrese tutti grazie anche al direttore dell'INPS, l'INPS a lavorare il giorno di Natale per soddisfare questa domanda, perché c'erano i soldi e non si spendevano. Ma adesso sono punti la a regione, capo. La regione, aspetta, no, è finito il periodo, non hanno che fare. E ho capito, e che cosa devono fare? E che cosa devono fare? Trovare uno sbocco di lavoro, la regione non li ha lasciati soli. Ha investito decine e decine di milioni di euro di fondi propri che non era tenuta la regione. Ad Oliveri bisogna dire grazie e dare atto di quello che ha fatto, perché la situazione di oggi si sarebbe potuta già registrare 2 anni fa, siamo andati avanti altri 2 anni. Allora, adesso si sta avviando un programma che prevede che cosa? Una parte di loro possono andare a lavorare nei tribunali per fare l'assistente di giustizia, un'altra parte di loro nelle scuole, un'altra parte di loro nei beni culturali. Oliverio sta affrontando un programma che gradualmente, contingente per contingente, a una grande parte di questi sostanzialmente si garantisce un altro percorso che non è soltanto precariato, è anche un percorso che può avere un futuro, perché entrare a fare l'assistenza per il sostegno nelle scuole o andare a lavorare negli uffici giudiziari o andare a lavorare nel settore dei beni culturali, così come per un'altra parte, può essere anche una prospettiva, così come per un'altra parte, soprattutto quelli prossimi e vicini, diciamo, al pensionamento, ci sono in itinere l'attivazione di strumenti che in qualche modo socialmente gli garantisce, come dire, un minimo di reddito e di sostegno. Vabbè, economico. Chiusa la parte della regione, se no appunto invitava ad Oliveri. Ti preparare, però, perché tu dovevi preparare, che sei arrivato impreparato a quella trasmissione. Hai ragione. Molto impreparato. Hai ragione. Nicola, Cosenza, ne hai accennato. Parliamoci chiaro, qua io uso il termine plurale, perché avete subito una pesante sconfitta. Ma ho chiuso da 4 mesi, 5 mesi in ballo. 2 domande in una. Hai qualcosa da rimproverarti per come è finita? 2. Come pensi contrastare nell'azione amministrativa e politica Occhiuto? Ma Occhiuto sta facendo tutto da solo, Ha sciupato l'opportunità che ha avuto per aver vinto anche con un consenso elevato le elezioni, per il fatto che tranne l'improvvisazione finale, prima la candidatura di Presta che poi è stata ritirata e poi diciamo la dedizione di Carlo Guccione a candidarsi all'ultimo minuto, tranne la improvvisazione finale c'è stato un centro-sinistra che non è stato in campo. Ora è possibile pure
che io sia avvendato in questo giudizio, perché come ricorderete, ricorderanno i cosentini, io il 25 giugno del 2015 sono stato, diciamo, costretto a vivere fuori dalla Calabria. Esiliato. Non mi piace usare questo termine, però sono stato costretto a vivere dalla Calabria, diciamo, e quindi magari l'osservatorio che avevo stando fuori dalla Calabria mi fa dire una inesattezza. Penso che l'anno prima dell'elezione c'è stata una carenza proprio di presenza di centro-sinistra. Lui nel frattempo ha organizzato le liste, queste liste gli hanno portato il 53%, ha vinto, ha saputo vincere. Ora però dopo che ha vinto sta sciupando tutto, perché invece di pensare nel suo secondo mandato alla città, come rilanciare, rimane incompiuta tutta la fase precedente, tutta la fase che lui si è giocato come la fase del fare, sta rimanendo ferma, perché sostanzialmente si attendeva il completamento di alcune grandi opere già nei mesi passati, a cominciare da Piazza Bilotti, ancora non c'è, però sono quattro e, mesi, si è concentrato, e si è concentrato secondo quel limite di cui parlavo prima, quello dell'apparire e non dell'essere, su un'idea immaginifica di questa città. Ah, quindi lui, anche lui fu figlio di, sì, questa... Senti. Lui perché vende al mondo la chiacchiera, il museo dell'Alarico, cioè, vabbè, ma è, il ritrovamento del tesoro di Alarico. Però cioè, è o no un'intuizione? Cioè voglio dire, può essere un'occasione... Dal punto di vista pubblicitario allora, l'ho riconosciuto. Cioè, è un marketing, riconosciuto, cioè, marketing, una grande furbata, diciamo, pubblicitaria. Una grande furbata pubblicitaria. Può funzionare. Dal punto di vista sostanziale, come dire, insomma, siamo minati nella nostra credibilità, perché è come vendersi la fontana di Trevi, cioè, oppure vendere l'area della Sila nelle bottigliette, diciamo... Che no, si fa? Senti, come si chiamano, senti, i ricordini che... Nei ricordini che vengono avanti da camminata. L'esilio per una cosa giusta o no, onestamente? L'esilio... Rimbolzopoli ti vede coinvolto e... Allora, i magistrati, io posso gridare ad alta voce che... ma non è solo per me, anche per gli altri colleghi... anche i magistrati non accusano, l'ipotesi di accusa non è hai rubato soldi, ti sei preso soldi che non ti competevano. C'è un'interpretazione della legge diversa, che è un'interpretazione che è stato oggetto di indagine, oltretutto ha, diciamo, in qualche modo favorito la promozione di indagine non solo in Calabria, in tutta la regione italiana, dove addirittura siamo arrivati già ai processi. Che cosa è successo nelle altre regioni italiane? Quando c'è stato un consigliere regionale, tipo quello del Lazio, Fiorita, come si chiamava, come lo chiamavano di soprannome, ricordi? Che sì, è stato accertato che quello con i soldi del gruppo aveva comprato il SUV e si era messi i soldi sul proprio conto corrente. È stato condannato. È stato condannato. Oppure un altro consigliere regionale che con i soldi del gruppo ha pagato il ricevimento, il proprio ricevimento luziale. Ma tu non hai utilizzato i soldi del gruppo per fini personali? Assolutamente no. Che dice il magistrato ad un certo punto? I soldi sono stati utilizzati per la persona politica, Nicola Adamo, per la politica e non per l'attività istituzionale e non per il consigliere regionale. Oltretutto io ero nel gruppo misto in quella fase, infatti non sono stato, diciamo, indagato peraltro per i fondi del gruppo misto in quella fase, il convine abbastanza labile. Perché la legge prevede un solo divieto espressamente, il divieto di finanziare la politica, il divieto di finanziare il partito. Ma questa legge che cosa fa? Opera sostanzialmente un restringimento, il restringimento cioè sta nel fatto che non riconosce la proiezione pubblica istituzionale. Per questa interpretazione che, a mio avviso, i magistrati, anche i magistrati di Reggio Calabria, gli inquirenti di Reggio Calabria stanno operando, che cosa accade? Accade che secondo loro la funzione del consigliere regionale si limita nel palazzo, per cui deve utilizzare le sedi del palazzo, deve finanziare l'attività a sostegno di quello che fa nel palazzo, non riconosce la proiezione esterna del consigliere regionale, cioè l'impegno del consigliere regionale nel proprio collegio circoscrizionale dove viene eletto, non lo riconosce. Di fatto è così, per cui se tu apri, diciamo così, una segreteria
attraverso cui fai e promuove la tua stessa attività istituzionale, questo non te lo riconosce. Al contrario del Parlamento, dove addirittura nel Parlamento vige da sempre, da quando è nato il Parlamento, il riconoscimento del fatto che alcune spese nemmeno vanno rendicontate, vengono riconosciute, a forfait. Guarda, io convido in una piena soluzione, perché nelle altre regioni già abbiamo visto che, tranne quando è stato ampiamente provato che sono stati rubati i soldi da parte dei consiglieri regionali, per quanto riguarda l'interpretazione di questa legge, sia le sezioni unite della Corte dei Conti a livello nazionale, sia molti tribunali giudicanti nelle altre regioni italiane sono pervenute, diciamo, alle piene assoluzioni, perché riconoscono, in base alla legge vigente, non a caso poi la legge del 2013 è stata cambiata, cioè dopo le indagini che ci sono state da parte anche della Procura di Reggio Calabria, lo stesso Consiglio regionale della Calabria è pervenuto alla decisione di cambiare la legge. Oggi non è più come prima, perché quella legge riconosceva ampia autonomia organizzativa ai gruppi consiliari. Ti sei arricchito con la politica? Arricchito nel senso morale, economico. Politico, mi sono impoverito. Non ci crederai e non mi crederanno, perché quando sono entrato in Consiglio regionale non avevo debiti. Ero un giovane ragazzo che viveva la giornata, diciamo, e anche appena, diciamo, ho avuto una famiglia, diciamo, andava avanti così. Io mi sono sposato e come dire... mi sono sposato ad ottobre, il giorno prima del matrimonio, però, no? Non avevo i soldi per comprare le scarpe del mio matrimonio ed Enza non aveva i soldi del vestito. Ho chiesto un'anticipazione di una busta che si fa di regalo nuziale ai miei testimoni di nozze per poter acquistare su Corso Manzini il vestito, l'abito nuziale e le scarpe del matrimonio. Cioè, il primo anno ho vissuto di attività, ho vissuto, diciamo, anche bene grazie ai doni nuziali, alle famose buste, no? Ci siamo intesi. Oggi mi ritrovo dei debiti. I miei conti sono pubblici, i miei conti correnti sono stati ampiamente selezionati. Certo, dei debiti che sono dei mutui. Penso che, insomma... dopo tanti anni anche di riconoscimento, diciamo, indennitari importanti, almeno, diciamo, almeno, come dire, ho salvaguardato questo diritto. Perché? Perché per chi mette al primo posto la passione della politica non valuta, non ha un valore di quell'indennità intesa come... Cioè, tu quando prendi l'indennità e pensi all'impegno politico e sei espressione di un mandato di quel tipo, non pensi a dire tanti soldi, tante migliaia di euro al mese, cosa faccio e metto da parte, come, oppure in qualche modo sei portato, come dire, altro che i soldi dei rimborsi dei gruppi. Io potrei documentare, perché c'è tanto di documentazione, sia all'elettore che ai magistrati, con tanto di ricevute e fatture, che a quei rimborsi si aggiungevano tanti altri soldi che erano provenienti dalla mia indennità. Era prioritario anche rispetto alla mia famiglia, come dire, la spesa per sostenere la politica e quindi la spesa che metteva la tua tasca. Si arricchisce chi ruba. Io non ho mai rubato in vita mia. Non ho mai rubato. Nico, ma c'è un problema che riguarda la politica e la corruzione in Calabria? Secondo me sì. È altissimo. No, no, non era una domanda la mia, era un'affermazione. Secondo me sì, c'è ed è forte e va combattuto attraverso soprattutto questa, la semplificazione, il procedimento di semplificazione dei procedimenti amministrativi. Fatemela fare una battuta, non per fare propaganda, cioè un modo per combattere anche questo fenomeno è anche quello che il riordino dello Stato... come dire, avvenga secondo le forme che sta indicando oggi il governo Renzi. Cioè il voto del 4 dicembre apparentemente non ha nulla a che vedere con questo aspetto, invece conta molto, perché avere leggi che si semplificano o fare quello che sta facendo Mario Livello, la regione non gestisce il programma, tranne le dirette proprie competenze, dà tutto ai comuni, agli enti territoriali,
poi l'abolizione delle province, l'abolizione delle comunità montane, il riordino dei poteri tra regioni, cioè se passa la legge costituzionale il 4 dicembre, la sanità, la sanità diventa, diciamo, ritorna a Roma. Uguale per tutti, cioè i diritti fondamentali, non ci sono, sono più cittadini di serie A e di serie B. Sì, sì. Senti, la corruzione continua. No, la corruzione perché è un problema, questo secondo me è il vero cancro. Ma c'è politica pulita in questa regione, c'è una politica pulita, è possibile. A me la stai facendo la domanda. No, faccio a Nicola Dante. Non ho capito, io mica faccio politica, lui deve rispondere. C'è una politica pulita. Io penso che la maggioranza delle espressioni delle rappresentanze politiche siano pulite in questa regione. Ma non solo del mio, non parlo del mio schieramento politico, anche di altri schieramenti. Ho conosciuto in questi miei anni di impegno istituzionale persone per bene, che non la pensavano come me e che... E tanti altri truffaldini. Anche delinquenti, politicamente parlando, ho conosciuto. Ma persone per bene sono la maggioranza. Senti Nico, hai parlato di Renzi più volte, sei impegnatissimo in questa storia del referendum. Ma non e lo mi ha colpito. I consiglieri regionali non lo votano. E per me che consiglieri regionali? No, ma non lo votano perché... Perché sei decurtano così l'indennità, questa... scusami. Cioè, ma stai girando. No, io sui consiglieri regionali attivo che dico, non lo so, io prendo atto di quello che si dice. Se fossi stato... Non votano allora, perché hanno decurtato l'indennità. Allora, il problema non è questo, se votano. Allora, se non lo votano per questa ragione... Il limite non è che non votano sì per questa ragione, il limite che io dovrei annotare qual è? Che non votando sì per questa ragione non lo dichiarano, cioè mi immedesimo in me stesso, no? Cioè se io fossi stato consigliere regionale oggi, no? Allora, potevo pure pervenire all'idea che per non decurtare lo stipendio voto no, però io non l'avrei professato, l'avrei dichiarato, l'avrei motivato. L'avrei motivato politicamente, spiegando le ragioni del no. Del resto, quelli che spiegano le ragioni del no sono tutte ragioni finte, perché nel merito non c'è una ragione valida. Cioè, tutti quelli che propongono no oggi sono tutti quelli che la riforma la invocavano a piene mani, l'hanno votata nel Parlamento. Quindi non è che sono ragioni finte, una ragione in più, una ragione in meno. Votano contro Renzi, però. La cosa grave sarebbe, se dicono di sì, la cosa grave... votano contro Renzi. Un'altra ragione, fanno un voto... sono loro che personalizzano e non spiegano però nemmeno... Posto ideologico. Non spiegano nemmeno chi vorrebbero al posto di Renzi, perché io provo a chiudere gli occhi ad immaginare lo scenario italiano... Si aspetta Draghi, dopo il 4 dicembre. Si aspetta Draghi. Ma ragazzi, ritorniamo, altro che Monti... Ciambi, i governi tecnici, ritorniamo, cioè alla palude ritorniamo ragazzi, ritorniamo alla palude. Ti posso fare un'altra domanda? La mia preoccupazione qual è, Attilio? Non vorrei che le paure che noi italiani abbiamo avvertito il giorno dopo della Brexit in Inghilterra e questo è una il giorno dopo di Trump, ma vedete che sta facendo Trump ragazzi, cioè, leggevo proprio stamattina che tutte le nomine per la Casa Bianca che sono di competenza sua. Del Presidente, sono di competenza sua. È come se stesse organizzando un reality show là. Cioè, noi abbiamo la più grande potenza... Un po' come è successo alla Regione Calabria, un po', insomma, tra amici, no? Non è così, una specie di reality, no? No, la Regione Calabria... Aspettate che facciamo il centralino, chiamiamo ad Oliverio e lo invitiamo. Magari Oliverio avesse un po' di spirito, diciamo, no. Da reality show, cioè sarebbe... Ma non ha guardato agli amici e gli amici, no? Però sei impegnatissimo sul sì e tu che dici? Lo escludi. Ti posso dire di indicarmi un amico personale nominato da Oliverio? Vabbè, pensaci tu allora. No, dimmi tu un amico personale. Va bene, non sono un buon, non lo so, ma gli amici, cioè, i suoi collaboratori che avevano alla provincia, l'ha portato alla regione. Ha lavorato con delle persone. Sto rispondendo a lui. Che ora tramite a chi ti registri, faccio chiamare ad Oliverio e così viene subito. Oliverio semmai bisogna criticarlo se, come dire, avesse lasciato continuità rispetto a Scopellite, ma che lui si porti dietro qualche suo collaboratore di 5 anni di amministrazione della provincia mi pare il minimo. Cioè, insomma, di che parliamo? C'è una politica così para, che è un'altra cosa. Sul referendum torno, sei assai impegnato sul sì. Credi nella vittoria in Calabria oppure è un impegno dovuto alle tue convinzioni politiche? Io sono fiducioso che intanto il sì venga in Italia. Poi, Fili, cioè, tu lo sai, io non so, prima ho detto sta Calabria è cambiata anche in questi ultimi anni. L'Italia, insomma, quando
sceglie la Repubblica e non la monarchia, ha avuto un voto differenziato tra il nord, sì, e il sud. Il sud si schierò per la monarchia, parliamoci chiaro. Probabilmente anche quello ha penalizzato e condizionato poi il processo di unificazione vera nell'Italia, diciamo, che si andava a ricostruire tra il nord e il sud. Rimarremo attardati a quel dato? Mi auguro di no, anche perché questa riforma costituzionale, lasciamelo dire, in qualche modo è la riforma che dà più potere ai ceti meno protetti. Faccio due esempi. Uno, i giovani. Cioè, io ricordo, nei primi miei anni di impegno politico, quando ero giovanissimo, una delle battaglie più forti che ho fatto è la rivendicazione del voto ai diciottenni, perché si votava allora soltanto al 21esimo anno, al compimento del 21esimo anno d'età. E si votava a 21 anni solo per la Camera dei Deputati, perché si votava poi a 25 anni per il Senato. Per il Senato. Non si votava mai. Questa differenza è rimasta allo Stato. Noi abbiamo un bicameralismo paritario, cioè due camere che fanno la stessa cosa, con una platea elettorale differenziata, perché tu hai la Camera, i deputati, che sono eletti dai diciottenni, a salire ovviamente, e possono essere eletti deputati anche i diciottenni. Hai il Senato invece, che possono votare soltanto quelli che hanno il 25esimo anno compiuto, e possono essere eletti senatori addirittura chi ha compiuto 40 anni. C'è una sorta di apartheid per una parte della generazione. La riforma costituzionale dà più potere ai giovani, perché con la nuova legge anche i diciottenni hanno gli stessi poteri degli altri giovani che hanno 25 anni in su. E poi la riforma costituzionale fa una cosa rivoluzionaria. Fu rivoluzionario quando fu riconosciuto il voto alle donne nel 1946, o no? Oggi la riforma costituzionale mette nella Costituzione italiana, che la salvaguardiamo nella grande parte dei principi, nella parte dei principi costituzionali solenni, in quella parte dei principi che cosa introduce? Il principio della parità tra i generi. Dobbiamo fermarci qui. Quindi il riconoscimento forte alle donne, cioè anche il diritto in quanto donna, scusami Attilio, il diritto in quanto donna diventa, che si può manifestare in tutti i campi della vita sociale, diventa giustiziabile in virtù di questo. Siamo proprio in chiusura della parità. Scusa, devi interrompere, perché devi fare sempre queste domande di gossip. No, no, che te la io sono fiducioso che sì, soprattutto i giovani e le donne. Io parlo del rinnovamento. Dov'è il rinnovamento? Questo sì è un voto di rinnovamento. Non parlo del referendum, cioè, parlo della nostra regione, parlo della nostra terra. La verità vera qual è? Renzi l'ha detta bene l'altro giorno a Landini. Dice, tu difendi la casta, tu difendi. Il no è un voto di conservazione. Sei diventato renziano. No, io, anzi, Filippo, sei diventato tutti renziano. Guarda, sai che ho detto a D'Alema? A proposito, che avevo... che gli hai detto? No, io ho avuto modo di comunicare la mia opinione e dico, guarda, se avessimo tenuto fermo insieme tutti quanti noi, se tu, soprattutto tu, avessi tenuto fermo la critica al modo come Renzi magari dirige il partito, fa il segretario del partito, no? E al tempo stesso avessi preso in mano tu una riforma costituzionale che contiene tutti i punti di quelle che furono le nostre battaglie, perché la commissione presieduta da Lema andava oltre persino questa riforma, conteneva questo, insomma, si prefigurava addirittura il semipresidenzialismo, cioè più potere al Premier. No? Io penso che questa sinistra del PD avrebbe avuto più voci in capitolo e più forza, saremmo stati tutti più credibili. E invece anche lì vedo una posizione, che l'ho dovuto dire, vedo una posizione che in qualche modo è pregiudizievole. Nel convincimento, secondo me, infondato, poi lo vedremo, che il no possa vincere, il tema qual è? Salti il banco, così Renzi si dimette. Ma le dimissioni di Renzi, a chi giovano in questo momento? Non certo all'Italia, è al Mezzogiorno. E lasciamelo dire, Filippo, considerata, diciamo, la nostra amicizia quarantennale e so anche la nostra comunanza, questa posizione, ancor più di Bersani, la posizione di Bersani e D'Alema sta uccidendo il profilo di una sinistra riformista democratica, perché non c'è dubbio che va verso una deriva estremista che non porta, come dire, allontana la possibilità progressista e riformista dalle ipotesi del governo più di quando lo fu quando c'era il PC in gambo, che arrivava ad essere il primo partito e non poteva mai più governare. La gente non può dare fiducia a queste ipotesi. E noi dobbiamo chiudere però.
dobbiamo chiudere, so che tu no, ma gli volevo chiedere, ma da lei va con chi si informa in Calabria, è informatissimo delle questioni calabrese. Ci dà dei punti di riferimento. Un leader è tale. Cioè, prima di tu, parliamoci chiaro. Ma non sono stato mai. Io non mi sono mai pregiato di essere informatore di no, Roma. Informatore. Io sono stato punto sempre oggetto. Ho detto, sono stato sempre oggetto delle informazioni. Lasciamo perdere. Sono stato sempre lasciamo oggetto. Perdere questa cosa. Sono stato sempre oggetto delle informazioni che altri davano a Roma, ammesso che dobbiamo temere il giudizio di Roma come se fosse il giudizio universale. Mi sono sempre fatto guidare nella mia vicenda politica, nella mia esperienza politica, mai dall'idea di quello che pensano a Roma. È importante quello che pensiamo noi qui in Calabria e quello che andiamo a dire a Roma. Allora, cioè, siamo in chiusura, sta un secondo parte alla sigla. Un voto su questa giunta regionale, no dai, in maniera spassionata. A chi ti chiama D'Oliverio così viene? La giunta regionale, parli degli assessori, prima, della squadra di governo. Sta assolvendo il compito per cui è stata nominata. Cioè che significa? Nel senso che sono stati chiamati a dirigere assessorati delle competenze e quindi c'è una figura di assessore che non è quella tradizionale. Tu avresti fatto le stesse scelte? Sicuramente sì, in questa fase sì, dopo quella vicenda lì, perché quella vicenda è stata messa in discussione dal tentativo di delegittimare la legislatura. Quando si utilizza rimborsopoli, sostanzialmente per dire che cosa? Per rappresentare all'Italia e ai calabresi, vedete, debbono andare tutti a casa. Cioè, all'inizio, appena Oliverio mette i piedi lì, non c'è dubbio che era un dovere democratico da parte di Oliverio, per dire non solo la magistratura, ma i calabresi. Sta legislatura va avanti, perché deve riformare la Calabria? Io non faccio la sfida su questo terreno. E Oliverio mica si è tirato indietro a dare i giusti riconoscimenti anche ai suoi collaboratori e ai suoi assessori, che mica non ha riconosciuto la loro onestà, perché quando parliamo di Ciconde, quando parliamo di Carletto, quando parliamo di Scalzo, su De Gaetano, anzi, di rimproverano ad Oliverio che non ha consentito la dimissione di De Gaetano. Questa è la critica che fanno ad Oliverio. Una volta che è venuto fuori questo quadro, Oliverio è il Consiglio regionale, aveva il dovere democratico, ancor più dopo che era stato votato lo statuto per accedere agli STM, di scegliere delle competenze che in base alle loro competenze tecniche potessero dare un contributo ai programmi del governo, così come stanno facendo, perché quello che stanno facendo in particolare alcuni assessori è preziosissimo, addirittura è diventato, come dire, penso soprattutto ai trasporti, no? O all'assessore Russo, cioè, o anche alla legge urbanistica, ma pure sulla formazione, dappertutto, cioè noi siamo dei esempi nella conferenza delle regioni, oppure anche Palazzo Chigi chiama a consulenza alcuni nostri assessori. Ma non è che siamo esempio, no, ti prego, non sia come esempio. Il modello calabrese per alcune materie sta diventando il modello che tendono a replicare altre regioni, e non del sud, anche del nord. Filippo, una domanda flash proprio, fai una domanda flash. No, c'è un punto flash un poco complicato, perché la domanda che io avevo segnato riguarda la sanità. Mamma mia, la sanità. Ma perché il punto è quello. Io l'ho detto, non so se si è capito mentre parlavamo, Renzi è andato a Napoli e ha detto guardate che io sto lavorando per fare uscire la regione Campania dal commissariamento, visto che dobbiamo stringere, credi che la stessa cosa si possa verificare in Calabria? Una battuta, veloce. Se avviene quello che dice Renzi, sì, perché Renzi fa riferimento a una norma che è in via di approvazione, bisogna vedere. Che è inserita nella legge di stabilità. Non riguarda solo la Campania. Ovviamente parlavo in Campania, ha fatto riferimento alla Campania. Parlava da Caserta quando diceva questo. Da Caserta. Sì. Ma il riferimento è a tutte le regioni che stanno dentro la gestione commissariale, che stanno dentro il piano di rientro. Secondo te, il giudizio che i cittadini calabresi hanno di Oliverio, dammi un aggettivo, definiscimelo con un aggettivo. Di una persona andando per bene onesta, capace, ma testarda. I cittadini questo pensano secondo te? Secondo me sì. Qualcuno dice che è un po' lento, ma quella lentezza mediterranea. Oliverio interpreta bene il motto che si dice ai calabresi, di solito che si dice scarpe grosse e cervello fino, ecco, i calabresi sanno che sono affidati a scarpe grosse e cervello fino, e lo dimostrerà. Si dice dei montanari così.
Ma lui è un montanaro. E quindi non è il calabrese. C'è più montanaro di lui che c'è. Però adesso l'abbiamo chiamato, dice che vuole venire subito. Però scusami, roccioso e solido. Però hai visto che ha detto. E lo dico pur sapendo che per 5 anni, nell'ultima fase che lui ha governato la provincia, io sono stato in polemica. Parecchio. Ma sempre nel merito gli facevo la critica puntuale però. Ma quanto incide Nicola Ramo nelle scelte di Mario Di Venio? All'1%, 2%. No, nelle scelte no, No. Con Mario abbiamo un virtuoso e fecondo confronto politico. Io non mi sono mai permesso, appena smentita, in questa a fase, dire ad Oliverio una delibera, una scelta, una nome, un'altra, mai. Invece mai, in questa mai. Fase i cittadini calabresi, le posso assicurare che sono delusi, che si aspettano molto di più. Io non credo ai sondaggi. Tu probabilmente avrai il tuo sondaggio, io avrò il mio sondaggio. Non so che sondaggio, però ti posso dire, cioè, c'è stato un sondaggio che nessuno se l'aspettava. Quello che fanno sulla graduatoria dei presidenti in Italia, quindi non è che è stato fatto apposta per Oliverio. E Oliverio si mette, è quello che cresce di più, fino ad arrivare al quarto posto nella graduatoria dei presidenti. Però allora, domanda definitiva, ecco. Il punto vero è questo del lavoro, sanità e lavoro avevo segnato io. Secondo te non c'è bisogno di un colpo d'ala, un provvedimento, una cosa che affronti quando andranno, reddito minimo di cittadinanza, si può fare o no? Quello sì, perché quello è un provvedimento di riforma. Ma mica lo deve fare la regione, anzi quello che ma sta ci facendo sono i soldi europei sono i soldi europei, i fondi europei, si può fare, è legato alle politiche attive del lavoro, quello che sta preparando la regione è una forma succedanea del reddito minimo. Il punto qual è? Io l'avrei fatto al posto di Renzi questo, cioè quando sono stati dati gli 80 euro e sono stati spesi 10 miliardi, io dico che forse lì avremmo fatto bene a fare la riforma del welfare e a introdurre come un momento di distribuzione diversa della ricchezza prodotta, diciamo, questa forma di intervento che c'è in tutta Europa, appunto, dà la possibilità a chi vive sotto la soglia di povertà di avere un minimo di vita dignitosa. Ma in Calabria la situazione è drammatica, qualcosa da questo punto di vista bisogna fare. Con quello che è stato il presentatore di una legge di iniziativa popolare, abbiamo raccolto 10.000 firme per istituire questo reddito minimo. Il punto è che va fatto. Nella parte che gli compete, si sostituisce anche in questo a Roma, per alcuni aspetti, lo farà. La gente ne ha bisogno. Ha annunciato che lo farà, l'ha annunciato ai sindacati. No, ma la gente ha bisogno oggi, non fra 3 mesi, fra 4 mesi. Bisogna agire subito, queste cose vanno decise immediatamente, perché c'è gente che non ce la fa più. Sei stato bravo a farmi tirare fuori tutto ciò che io potevo immaginare anche intimamente di Oliverio, ma adesso non portarmi a dire che Oliverio ha la bacchetta magica, cioè questa bacchetta magica, l'unica cosa che non gli riconosco è la bacchetta magica, salvatore della patria, ma quello lo sarà, alla fine vedrà, perché farà anche il reddito minimo. Passerà per essere il salvatore della Calabria, lascerà il segno nella vicenda della storia calabrese, ne sono certo. Speriamo che inverta la tendenza. Sicuramente, io ne sono certo, facciamo in conto alla fine della legislatura. Va bene, innanzitutto non ci vediamo fra due anni e mezzo. Un po' prima, diciamo. No, poi mi trovo a mio agio perché è come se conversassimo. No, la politica non ha intenzione più di candidarti, no? No, mi piace farla come la sto facendo, è del sostegno, cioè non mi mancano i modi e le forme di dire. La politica sai cos'è soprattutto? Oltre che impegno e militanza, io sono abituato a fare così, e anche essere capace, come dire, di esprimere un pensiero politico. Tu dicevi la stampa, l'informazione, ognuno deve dire e può fare. Allora, se pensi politicamente, nessuno ti può tappare la bocca e impedire di ragionare. E quel pensiero politico, se trovi le vie, i luoghi, le forme di manifestarlo, ha il suo principio. Non ne abbiamo parlato da questo principio. In un'ora e mezzo non abbiamo parlato di questo. Io mi sento di essere uno che vuole dare, poi non so se sono all'altezza di quello che la situazione richiede, un contributo nel mio partito, a cominciare dal mio circolo. Il luogo dove adesso intervengo più frequentemente, ancora i circoli. Io sono iscritto ad un circolo che è fortemente attivo. Uno solo ne funziona. Il mio circolo funziona bene, ha 450 iscritti.
è un'espressione politica vera, facevo anche le riunioni pubbliche. E allora si ritorna a fare... La prossima volta ti invito, ti faccio invitare. Va bene, grazie, arrivederci. Grazie a voi, grazie. Volevi dire qualcosa? No, dico io, però... Cioè, ad Anchieto gli ho detto di chiamare ma intanto, intanto voterete anche voi il 4 dicembre. Sì, sì, assolutamente. Avete un compito, diciamo. Non ti dico cosa voto. Arrivederci, ci vediamo. Votiamo sì, io voto sì. Ci vediamo domani.